Buongiorno cari amici di Scambievolmente e un buon venerdì. Piccolo video per introdurvi a chi è Loretta Sebastianelli, perché ho visto dai post recenti che chi la conosce l'apprezza molto, è entusiasta, non vedo l'ora che arrivi il 13 aprile, mercoledì prossimo, per scoprirla, per conoscerla, per fare una chiacchierata approfondita con lei. Chi non la conosce, secondo me, ancora non ha approfondito a dovere. Io vi invito a impiegare 5 minuti del vostro tempo per leggere un po' il sito, guardare un po' i suoi corsi, sbirciare un po' tra i suoi quasi 20 libri, 18-17 libri. Io vi leggo un paio di cose su Loretta. Allora, la prima cosa è che nel suo sito lorettasebastianelli.it la sua home comincia così: poche parole chiare, chi sono, cosa faccio. Autrice di 16 libri, tra cui Lo scrittore mago e La scrittura introspettiva. Aiuto tutti quegli scrittori e quelle scrittrici che vogliono progettare, scrivere e pubblicare il loro miglior libro, ma non sanno come fare, né da dove iniziare, e sono alle prese con i tre principali blocchi dello scrittore: quello creativo, quello narrativo e quello organizzativo. Soprattutto gli aiuto a tirare fuori la storia che hanno dentro, perché tutti ne abbiamo una. Aiuto anche gli imprenditori e i liberi professionisti che cercano un metodo unico capace di restituirgli un prodotto finito, il libro, attraverso il quale condividere il proprio brand, il proprio know-how in sole 6 settimane, utilizzando il metodo autore anche nella sua versione estrema, speedwriter, il tuo libro in soli 21 giorni. Questa è una figura più business. Poi c'è anche un terzo punto: aiuto tutte quelle persone che attraverso il lavoro introspettivo che la scrittura offre vogliono riscoprire se stesse, ragionare per iscritto sulla propria vita e intraprendere un percorso evolutivo attraverso la conoscenza di sé. Io ieri ho lanciato un piccolo sondaggio tra qualche amico che conosco personalmente, amico o amica. Quanti lettori ci sono tra noi, tra il gruppo, tra la nostra cerchia, che hanno pensato sempre di scrivere qualcosa ma non si sono mai buttati? Potrebbe essere un'occasione cominciare con Loretta, comunque confrontarsi con lei, scambiare qualche parola con lei. Quindi, secondo me, oltre agli scrittori, oltre agli imprenditori, ci sono anche molti lettori che sognano di, non proprio per forza un libro, ma anche mettere su carta emozioni, stati d'animo, impressioni, un pezzo di vita, una biografia, una parte importante della propria esistenza. Quindi io vi invito il 13 aprile a esserci. E poi vi leggo l'inizio della prefazione del libro di Loretta. Il libro, ve lo ricordo subito, è Consigli appassionati per scrittori ostinati, indagine sul mondo della scrittura 4.0. Io al telefono con Loretta ho avuto subito l'impressione di quanta conoscenza abbia lei del mondo dell'editoria e di quello che gira anche dietro al mondo dell'editoria. Quindi vi invito a approfondire con noi il 13. La prefazione molto prestigiosa del dottor Alberto Contri. Le prime righe dicono questo: alcuni anni fa Tullio De Mauro aveva affermato che il 70% degli italiani non era in grado di comprendere quello che leggeva. Altre indagini più recenti lo hanno confermato, riportando la stessa percentuale di italiani incapaci di comprendere un articolo di giornale di media difficoltà. Un articolo, figuriamoci un libro. I dati sulla lettura restano più o meno stabili negli ultimi anni. Il 40,6% della popolazione legge almeno un libro all'anno. 40, quasi la metà, mentre circa il 78% dei lettori legge solo i libri cartacei, il 7% solo ebook, quindi un decimo della carta, o libri online. La quota più alta di lettori continua a essere quella dei giovani, tra i 15 e i 17 anni, è pari al 54%. La lettura risulta molto più diffusa nelle regioni del nord: ha letto almeno un libro il 49% delle persone residenti nel nord-ovest e il 48% di quelle del nord-est. Al sud la quota dei lettori scende al 26%, mentre nelle isole si conferma una realtà molto differenziata tra Sicilia 24,9% e Sardegna 44,7%, ottima media Sardegna del nord. L'abitudine alla lettura è molto più diffusa nei comuni dell'area metropolitana e tra chi ha un livello di istruzione elevato.
La lettura è poi fortemente influenzata dall'ambiente familiare. I bambini e i ragazzi sono certamente favoriti se i genitori hanno questa abitudine. Per esempio, tra i ragazzi sotto i 18 anni legge il 74,9%, tra chi ha madre e padre lettori è solo il 36%, quindi la metà circa, tra coloro che hanno entrambi i genitori non lettori. Rispetto a questo, è preoccupante il fatto che una famiglia su 10 non ha alcun libro in casa. Una famiglia su 10 non ha alcun libro in casa. Valore costante da quasi un ventennio. Il 31% delle famiglie possiede non più di 25 libri e il 64% ha una libreria con al massimo 100 titoli. 64%, quindi 7 su 10 quasi. Ciò nonostante si continuano a pubblicare 273 libri al giorno. Sembra un'equazione incomprensibile stando all'aspetto quantitativo. Vabbè, poi il dottor Conti va avanti e il libro prende corpo, ma non voglio chiaramente andare a fare troppo spoiler. 13 aprile, ore 21, scambievolmente Loretta Sebastianelli, ci facciamo una chiacchierata sulla sua figura, su chi è, perché può essere utile a tante categorie, no? Tra lettori, scrittori, imprenditori. Un accenno al suo ultimo libro, secondo me è una serata molto illuminante. Vi auguro un buon venerdì e un buon fine settimana. A presto, al 13.